Siamo con Goffredo Jukic di nuovo con noi negli studi di Abruzzo Web. Jukic, con Rifondazione Comunista siete pronti per affrontare il 25 aprile qui all'Aquila? Quest'anno ci saranno ospiti di rilievo nazionale per parlare di resistenza e di liberazione. Sì, quest'anno insieme agli appuntamenti classici, quelli più istituzionali per la commemorazione del giorno della liberazione, il nostro partito ha inteso organizzare un convegno al quale al Palazzetto dei Nobili alle 11.30 del 25 aprile, giovedì, al quale parteciperà il professor Mordenti, Raul Mordenti, che è uno dei più importanti conoscitori e storici della resistenza italiana, che ci parlerà del valore della resistenza nella storia d'Italia e più in particolare del ruolo svolto dai comunisti e dalle Brigate Garibaldi all'interno del movimento resistenziale. E poi interverrà il dottor Aldo Scimia, che invece ci parlerà della resistenza sul nostro territorio e più in particolare della strage di Onna, di tutti gli avvenimenti che precedettero e che susseguirono alla strage dell'11 di giugno del 44, in cui ci fu un eccidio di civili nel nostro territorio, più in particolare ad Onna. Poi seguirà un dibattito al quale prenderanno parte ampia rete antifascista, il nostro circolo, i nostri compagni, in cui analizzeremo l'attualità e dei valori della resistenza. Vi aspettate ovviamente sempre un po' di polemiche, perché 25 aprile, da qualunque lato lo si osservi, non riesce mai a mettere d'accordo questo paese. Beh, male, dovrebbe mettere d'accordo il paese, perché noi viviamo in un paese che nasce in una repubblica, che nasce dalla resistenza. La nostra Costituzione è stata scritta dal sangue di chi quella resistenza l'ha combattuta o comunque l'ha sostenuta. Quindi io credo che in questo periodo, soprattutto dove si sentono dei venti di revisionismo rispetto all'epopea resistenziale, è bene sottolineare che il nostro paese si basa, le fondamenta di questa Repubblica e di questa democrazia, che tra alti e bassi resiste comunque da 60 anni, sono scritti nel solco della lotta di resistenza. La scelta di portare all'Aquila in centro storico rientra di portare questi eventi nel centro storico dell'Aquila rientra sempre, io presumo, in una visione che guarda un po' al futuro dell'Aquila, anche se il presente è durissimo. Come sta vivendo Rifondazione Comunista l'Aquila, il momento politico locale e nazionale, che vede un Presidente della Repubblica che non c'è, che non si vede, scusate il gioco di parole, e secondo lei in particolare come si stanno comportando i politici aquilani di maggioranza e di opposizione rispetto a un momento obiettivamente drammatico del paese, perché un paese che non trova un Presidente della Repubblica, presentabile o meno, è assolutamente ingovernabile. L'Aquila le conseguenze di questo le paga più di rispetto ad altre città. Certo, noi lo diciamo in questi giorni, nelle riunioni, negli incontri che facciamo, la città dell'Aquila ha bisogno di un governo e ovviamente ha bisogno di un Presidente della Repubblica, perché una situazione del genere, come di enorme difficoltà come quella che purtroppo viviamo da tempo, non può non essere affrontata se non da un governo. Qui purtroppo c'è un teatrino costante e continuo da 2 mesi, quindi la città non ha ben presente quali sono i referenti. C'è stata la manifestazione del sindaco e degli assessori, abbiamo partecipato anche noi. Questa settimana a Roma dal sottosegretario Catricalà si è parlato di 1 miliardo di euro, che in realtà sembra non esserci, è complicato. Certo, si è parlato di 1 miliardo di euro, io quando è finito l'incontro con Catricalà ho pensato: questo governo non è riuscito in 2 anni, che è stato sostenuto bipartisan da PD-PDL, a trovare le risorse in finanziaria, quindi molto meno del 1 miliardo di euro che ci è stato promesso giovedì scorso. Figuriamoci come fa adesso, in questo momento, che non è sostanzialmente in carica e che può fare solo la normale amministrazione, a trovare 1 miliardo in 2 settimane. Magari venisse, però l'entusiasmo di molti io mi sento di ridimensionarlo, perché non c'è motivo per essere entusiasti. E questa città, al di là dei limiti, noi abbiamo avuto posizioni anche critiche nei confronti dell'amministrazione nella quale comunque siamo, però questa città
riparte solo se arrivano i soldi. Purtroppo la realtà è questa. Torniamo sempre su quel discorso. Sì, la realtà è questa: senza soldi l'Aquila può essere amministrata da chiunque, anche dal più grande statista del Novecento, ma comunque non basterebbe. Il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca spegne gli entusiasmi, dice sì, l'incontro c'è stato con Catricalà, però in realtà non c'è nulla di certo, non ci sono carte. Però lui aveva annunciato una primavera aquilana, cioè la ricostruzione pesante all'Aquila partirà il 21 di marzo, in realtà non è successo, magari le promesse sarebbe il caso di evitarle da entrambe le posizioni. Certo, ma noi non ci siamo mai lasciati affascinare dalle promesse di chi, da qualsiasi parte esse provenissero. Noi sappiamo la realtà perché come voi, come tutti i cittadini aquilani, la viviamo sulla nostra pelle, quindi dobbiamo lottare quotidianamente per far sì che questa città riparta. Questa città riparte solo se un governo, che purtroppo in questo momento non c'è, decide di fare di questa città una priorità nazionale. Nel momento in cui l'Aquila torna ad essere una priorità nazionale, forse la ricostruzione la vedremo mettere in atto. Facciamo l'incontro al Palazzetto dei Nobili, ne abbiamo fatti altri in passato. Io ogni volta che torno lì non me ne faccio una ragione, perché dico: non è possibile che dopo 4 anni questa città sia ridotta ancora in questo modo. Come vi comportereste voi di Rifondazione in un momento come questo, se insomma aveste di fronte all'Aquila un candidato da scegliere e da mettere al governo che vi dovrà guidare? In questi giorni tra Napolitano, Prodi, prima sembrava Marini come Presidente della Repubblica, poi Marini non è stato più, i franchi tiratori hanno giocato brutti scherzi o hanno fatto quello che dovevano fare. È più drammatico, più grottesco, è la solita politica? Come la state vivendo voi questa situazione che è arrivata quasi al capolinea? Beh, intanto noi purtroppo paghiamo una situazione nella quale le elezioni non sono andate bene, quindi non siamo in Parlamento. Dopodiché chiaramente il nostro partito vive nella società, nelle lotte, quindi abbiamo una posizione molto definita rispetto alla vicenda che si sta svolgendo in queste ore. Noi siamo per sostenere Rodotà, per Rodotà Presidente della Repubblica. Non si spiega la ragione per la quale il Partito Democratico si ostina a rifiutare quest'ipotesi, che è un'ipotesi credibile, praticabile, probabilmente potrebbe costruire i presupposti per avere un governo nel prossimo futuro, invece si insegue Berlusconi. Io una cosa, con alcuni amici e compagni che hanno votato il Partito Democratico, che sostengono il Partito Democratico soprattutto a livello nazionale, che mi facevano il ragionamento in campagna elettorale: se no poi vince Berlusconi, tutto attaccato, e se no poi vince Berlusconi, questi per inseguire l'ipotesi di farci un governo insieme. Ho scelto un candidato che metteva d'accordo i due più grossi carrozzoni partiti italiani. Sì, purtroppo dobbiamo invece superare questa logica. Io penso ci sia la necessità di rifondare la sinistra italiana, rifondare sia la sinistra radicale, la sinistra antagonista, anticapitalista, che è quella a cui facciamo riferimento noi, ma a questo punto è necessario rifondare anche la sinistra riformista, perché la sinistra riformista così com'è non va da nessuna parte. Qual è il contraccolpo sul PD locale, il grosso colpo che ha preso Bersani? Comunque un PD, Partito Democratico, che è un partito che si sta sgretolando ora dopo ora. Beh, il PD locale devo dire che mi è piaciuto molto. Il PD locale, ho visto le prese di posizione del segretario comunale Stefano Albano, che invoca rinnovamento e che ha dimostrato anche coraggio nelle posizioni che ha assunto. Stefania Pezzopane ha sostenuto, ha votato Rodotà nella prima chiamata. Lasciando Marini, che era insomma quello che in teoria avrebbe dovuto occuparsi dell'Aquila, sempre in teoria. Facendo una scelta coraggiosa, facendo una scelta appunto nell'ottica di pensare ad una nuova sinistra anche riformista. Quindi loro vedo anche prese di posizioni del consigliere provinciale Pierpaolo Pietrucci molto interessanti. No, il partito aquilano mi sembra un partito, rispetto ai canoni che possono piacere a me, chiaramente un partito in salute. E purtroppo il loro problema è nazionale. Il nazionale stanno alla frutta. Purtroppo Bersani, in confusione totale, ha preso una cantonata dietro l'altra. Io non credo che 2 settimane fa, se gliel'avessero chiesto, lui si sarebbe voluto. Dal vincere le elezioni di febbraio a questo è stato un passaggio drammatico.
un disastro dietro l'altro, un disastro dietro l'altro. Oggi credo che sia a rischio la stessa esistenza del PD. Io non so se il PD fra 6 mesi lo rivedremo come è in questo momento. Probabilmente. È epocale allora questo momento? Ma epocale è la resistenza, epocale sono altre cose, però sì, è chiaramente un passaggio che può riformare molto la politica italiana, possono cambiare molti schemi. Dal mio punto di vista guardo con molto interesse, perché ripeto, c'è necessità di avere delle forze politiche che abbiano una connotazione chiara. Chi è la sinistra faccia la sinistra, chi è la destra faccia la destra, chi fa gli interessi delle banche faccia gli interessi delle banche, ma con chiarezza. Il PD purtroppo in troppe fasi della sua pur breve esistenza è stato un po' né carne né pesce, non si è capito bene cosa fosse. Una delle ultime domande, il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo a livello nazionale e a livello locale, stessa domanda, come si sta comportando? Beh, a livello nazionale, tra mille contraddizioni, perché il PD, il Movimento 5 Stelle ha mille contraddizioni, penso allo streaming che va bene quando si tratta di mettere alla berlina Bersani e non va più bene quando si va all'agriturismo a fare la riunione segreta o piuttosto alle quirinarie, come le hanno chiamate loro, che hanno avuto una genesi un po' particolare, si è detto un presunto attacco di hacker perché forse i risultati non piacevano molto. In realtà non si conosce ancora chi è che ha scelto Rodotà. Si capisce molto. Come candidato per la presidenza della Repubblica. Non si capiscono molte cose della loro ostentata trasparenza. Dopodiché a livello nazionale il PD, Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, veramente arrendetevi, ha sparigliato le carte con scelte, ha praticato la radicalità, cosa che in quel senso a me piace molto, e ha messo all'angolo la vecchia politica costringendola alle scelte di queste ore, quindi a un Napolitano, probabilmente a un Amato bipartisan, che però sinceramente distrugge il Partito Democratico con le schiale sedi occupate, che ha i militanti in piazza a chiedergli di fare scelte diverse. Quindi insomma Grillo nazionalmente si è mosso bene. All'Aquila non esistono, all'Aquila abbiamo una senatrice che è stata una brava persona, che è stata eletta, piuttosto nuova alla politica, quindi la dobbiamo ancora valutare. Io personalmente non la conosco, ho avuto modo di incontrarla in un paio di riunioni, ma non posso dare giudizi. Ultima domanda, al famoso incontro di cui abbiamo parlato poco fa a Roma di giovedì scorso dal sottosegretario Rodotà, dal sottosegretario Catricalà, tutti con l'accento sull'A, si è parlato di, c'era insomma la delegazione aquilana, politici, popolo delle Carriole, e poi c'era a fine incontro, toccava Vasco Errani, presidente della regione Emilia Romagna, che è andato lì a parlare non di soldi ma di norme. È una differenza ancora troppo netta tra questo Abruzzo e una regione pur in difficoltà ma comunque come l'Emilia Romagna? Cioè Errani va a parlare di norme non di soldi, perché lì ha, anche se qualche voce contraria da lì arriva, e questo invece non accade per l'Abruzzo. No, sì, forse è proprio questo, lui ha i soldi e non ha le norme, noi invece abbiamo solo le norme. Anche troppe forse in certi casi. Norme. Noi abbiamo decine di ordinanze di protezione civile, ministeriali, di presidenza del Consiglio, che si contraddicono l'una con l'altra, che rendono sostanzialmente ingovernabile questo processo di ricostruzione. Noi dicevamo nel 2009, nel 2010, mentre questo avveniva, noi come Rifondazione Comunista pensavamo che il moltiplicarsi di queste norme servisse appunto specificatamente a ritardare la ricostruzione, perché non c'erano i soldi, e difatti è così. Quindi se Errani cerca le norme, gliene possiamo dare qualcuna noi, e magari se lui ci dà qualcosa di soldi sarebbe meglio, perché noi di norme ne abbiamo tante, non abbiamo i soldi necessari alla ricostruzione, si parla di 7 miliardi di euro. Qualcuno dice 5, qualcuno dice 7, non si riesce neanche a essere d'accordo su un... Qualcuno dice 10, perché effettivamente, ma qui non c'è niente, di conseguenza abbiamo le norme. Ringraziamo Goffredo Jukic, segretario del Circolo Casa Mobile di Rifondazione Comunista dell'Aquila, grazie Jukic. Grazie a lei. E diamo appuntamento alla prossima puntata con Abruzzo Web in video.